Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo ed ultimo video dell'anno. Ogni fine dell'anno solitamente ripetiamo la stessa cosa, condividiamo lo stesso pensiero, nel senso incredibile ma vero, è passato un altro anno, porca miseria. E per me attualmente è veramente incredibile rendermi conto di come davvero il tempo stia volando, ragazzi, perché mi sembra ieri di aver registrato il vlog di auguri di fine anno del 2020, quindi dell'anno scorso, eppure eccoci qua, è finito anche questo 2021, è finito, è passato anche questo 2021. Io ho riguardato il video che avevo registrato per la fine dell'anno scorso per rendermi un attimino conto di quali pensieri avessi condiviso con voi dopo appunto un anno come il 2020, perché sappiamo tutti benissimo quanto appunto ragazzi il 2020 abbia significato per tutti noi in senso negativo. Chiaramente, purtroppo, perché è l'anno in cui è esplosa la pandemia di Covid-19 e quindi ormai saranno 2 anni, ragazzi, 2 anni interi, perché effettivamente abbiamo iniziato a sentir parlare di questo virus a inizio del 2020. Già a gennaio, insomma, si sentivano le prime notizie riguardanti il virus in Cina, chiaramente, e tutti noi eravamo relativamente tranquilli perché comunque pensavamo magari che questa cosa non avrebbe mai potuto riguardare anche la nostra parte del globo. Invece non è stato così e quindi già a partire da febbraio, se non erro, i primi di febbraio forse, abbiamo iniziato a sentir parlare dei primi casi qui in Italia e poi sappiamo tutti come è andata a finire, ragazzi, i primi di marzo già eravamo tutti in quarantena, quindi cioè è da gennaio del 2020 che stiamo appresso a questa storia praticamente e quindi il mese prossimo, ragazzi, per questo dicevo, saranno già 2 interi anni che stiamo convivendo purtroppo con questa storia, con questa situazione che sicuramente non ci ha reso la vita facile, anzi ce l'ha complicata veramente tanto. L'anno scorso ci hanno tenuti rinchiusi in casa perché se non erro abbiamo fatto 2 quarantene, quindi quella a inizio dell'anno che è durata ben 2 mesi se non sbaglio, e poi dopo l'estate, ragazzi, insomma tempi di autunno, ci hanno rinchiusi di nuovo e se non sbaglio il periodo è stato sempre più o meno di un paio di mesi, correggetemi se sbaglio. Quindi sicuramente l'anno scorso è stato ancora più difficile e duro di quest'anno, però dicevo che appunto questa situazione non ci ha reso la vita facile perché nonostante comunque quest'anno, ragazzi, non abbiamo dovuto subire di nuovo una quarantena senza poter lavorare, senza poter comunque uscire, è stato comunque un anno complicato sicuramente. Io dico per fortuna dal punto di vista lavorativo, ragazzi, non ci è intaccato più di tanto. Comunque, appunto, poi abbiamo iniziato a vaccinarci, quindi questo magari ha potuto un attimino facilitarci le cose, anche se non di tanto, però comunque è stato sicuramente un aspetto che ha iniziato ad aiutare perlomeno un pochettino questa situazione, per quanto purtroppo anche questo abbia portato a tanti scontri, e lo sappiamo benissimo, ragazzi, però non voglio entrare troppo nel merito dell'argomento e quindi nonostante tutto sicuramente neanche questo 2021 è stato un anno tanto facile. È stato un anno che ha voluto significare forse un pochettino di ripresa per tutti noi dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo, perché regà, l'anno scorso è stato veramente devastante sicuramente per un po' tutti noi. Quindi ha voluto significare un pochettino di ripresa da questi punti di vista, anche dal punto di vista proprio, ragazzi, della vita, perché abbiamo potuto riprendere un attimino a fare le cose con normalità, anche se è un parolone, ragazzi, normalità, perché chiaramente comunque le restrizioni non ci hanno permesso ovviamente di tornare alla vita che facevamo prima, però diciamo che un qualche segnale positivo quest'anno ha voluto lanciarcelo. Però ecco, adesso che siamo alla fine dell'anno, purtroppo, ragazzi, insomma, si sente al TG, notiziari, aumento dei casi, aumento dei contagi, è un casino, ragazzi, con questi tamponi.
tamponi. Io sinceramente ho paura per l'inizio dell'anno prossimo perché i contagi stanno aumentando veramente tanto, quindi spero sinceramente davvero con tutto il cuore che non siano costretti di nuovo a prendere insomma provvedimenti più severi, perché significherebbe appunto ritrovarsi di nuovo, ragazzi, come ci ritrovavamo nel 2020 quando stavamo chiusi in casa, quindi senza lavorare, cioè senza stipendio e comunque con le spese da pagare. A me quello che mi preoccupa principalmente è questo, sinceramente, ma io quest'anno per esempio sono stata veramente felice di poter vivere queste feste in maniera un pelino più spensierata, perché l'anno scorso, ragazzi, appunto c'era il coprifuoco, quindi comunque non c'era stato permesso di essere totalmente liberi, sempre tra molte virgolette, cosa che quest'anno fortunatamente ci è stata possibile. Io sono stata veramente contentissima di potermi godere con maggiore spensieratezza questo periodo di festività con la mia famiglia, comunque con i miei affetti, con le persone a me più care. E quindi sì, rispetto all'anno scorso vi dirò, ragazzi, ho vissuto con più gioia questo Natale e vivrò con più gioia probabilmente anche questa fine dell'anno, per quanto appunto anche quest'anno, ragazzi, sia stato difficile sicuramente da certi punti di vista. È comunque sempre difficile riuscire ad adattarsi alle norme, riuscire a seguire le regole e non poter vivere appunto con la spensieratezza con cui si viveva prima. È comunque complicato. Anche quest'anno è stato un anno strano, sicuramente per quanto abbia voluto significare ripresa, come vi dicevo prima. E quindi, come vi dicevo anche l'anno scorso, voi sapete benissimo che purtroppo io non sono una persona ottimista, non sono una persona positiva, per quanto comunque a volte ci si debba sforzare di esserlo per non vedere troppo tutto nero e non vedere troppo il bicchiere mezzo vuoto. E quindi, come vi dicevo l'anno scorso, io voglio augurarvi e augurarci chiaramente che quest'anno che sta arrivando possa essere migliore dell'anno precedente, migliore dei 2 anni precedenti in questo caso. Quindi non posso che augurarci, ragazzi, che davvero le cose migliorino, anche se magari lentamente, ma che appunto le cose migliorino. Non ci credo insomma fino in fondo, ma posso soltanto sperare, ragazzi, che sia così. Ovviamente ogni anno purtroppo sempre riserva le sue sorprese, sempre riserva i suoi tiri mancini, diciamo così, quindi magari cose che uno non si aspetterebbe mai. E purtroppo è la vita, ragazzi, non si tratta dell'anno, è proprio la vita che è così. Però visto che noi abbiamo questo vizio tra virgolette di quantificare il tempo che passa, quindi possiamo solo sperare e posso solo augurarci che quest'anno che arriva possa essere migliore appunto dei 2 precedenti, riservarci qualcosina magari, non lo so, di positivo, o perlomeno donarci in qualche modo un pelino più di serenità, perché già appunto, ragazzi, comunque ognuno c'ha la propria vita, ognuno c'ha i propri problemi, deve vivere le proprie difficoltà, deve cercare di superare i propri ostacoli, quindi già la vita di per sé non è semplice, la vita personale dico, non è semplice, chiaramente se ci si mette anche la vita collettiva diventa più pesante la cosa. Quindi speriamo che almeno da quel punto di vista, ecco, dal punto di vista della collettività, della società, quest'anno possa riservarci qualcosina di meglio, o comunque che quest'anno possa donarci almeno da quel punto di vista un pochettino più di serenità. Questa fine dell'anno sicuramente potremo un attimino appunto essere più liberi tra virgolette, perché per esempio l'anno scorso, ragazzi, noi due siamo dovuti rimanere a casa perché c'era il coprifuoco, quindi non c'era la possibilità di andare a stare con la famiglia, i familiari e tutto il resto. Quindi quest'anno ci è data questa possibilità di essere un pelino più liberi, chiaramente sempre contando sul nostro senso di responsabilità per quanto possibile. Quindi io spero, ragazzi, che voi possiate passare questa fine dell'anno nel modo più sereno e felice possibile, nel modo più divertente possibile magari anche. Vi auguro di godervi appieno appunto questa fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno. Vi auguro tutto il bene del mondo, ragazzi. Speriamo bene, insomma, speriamo in bene. Io vi chiedo scusa se mi sono concentrata effettivamente principalmente solo appunto sull'argomento Covid, ma è quello che effettivamente, ragazzi, ci ha accomunati tutti quanti in quest'ultimo paio d'anni e che ci ha portati a una condivisione, quindi una condivisione dello stesso problema. E quindi ovviamente l'augurio principale, come vi dicevo prima, è che possa un attimino quest'anno nuovo portarci un pochettino più di serenità. Quindi vi auguro tutto il bene del mondo, ragazzi, buona fine dell'anno, buon inizio, festeggiate, state attenti, non bevete, non guidate, se bevete mangiate,
passeggiate, divertitevi, ballate, cantate, state insieme alle persone che vi vogliono bene, a cui volete bene. E vi voglio bene, ragazzi, voglio bene anch'io. Io vi mando un abbraccione, un bacione giganteschi e ancora tanti auguri. Buon anno!